situazione all'Aquila sotto il profilo dell'emergenza Covid-19 e il futuro cosa prevedete? Dunque, per quanto riguarda la situazione attuale, è assolutamente sotto controllo, nel senso che abbiamo 2 o 3 pazienti positivi ma non critici, assolutamente non critici, quindi diciamo sotto osservazione, ma la situazione in generale è rientrata nell'assoluta normalità. Abbiamo diciamo riorganizzato l'ospedale, i percorsi assistenziali sono stati ripristinati e quindi rientriamo a lavorare nell'assoluta normalità, non senza però dimenticare quello che è accaduto e quindi non senza aver predisposto dei percorsi alternativi totalmente divisi da quelli usuali, quelli normali, nell'eventualità di nuovi casi Covid. Ecco, in questo senso la sanità aquilana, del territorio aquilano, comunque è pronta per un'eventuale seconda ondata di cui si sta parlando in questi ultimi tempi in maniera sempre più insistente? Direi di sì, non solo siamo pronti per la seconda ondata, per cui stiamo lavorando, perché non nascondo che stiamo comunque implementando quelle che sono le strutture che abbiamo, però abbiamo un grande vantaggio, che è una struttura come quella dell'edificio G8, in cui abbiamo la possibilità di ben 42 posti di terapia intensiva. Questo significa che nel caso che vi fosse anche domani una riesacerbarsi di questa patologia, saremmo in grado di affrontarla. Dico a differenza di altri posti, perché oggettivamente il nostro ministero, il nostro governo, con l'emanazione del DL34, che è il decreto rilancio, in cui c'è all'interno tutta una problematica dell'implementazione delle strutture sanitarie, chiede che per l'autunno siano, diciamo così, organizzati questi posti, posti letto per pazienti Covid, che non vadano a inficiare il resto dell'ospedale. Ecco, noi già ce l'abbiamo, noi abbiamo avuto la fortuna di avere questo edificio che altri non hanno e quindi noi già da subito abbiamo questa possibilità. Altro è che stiamo lavorando poi per implementare anche la struttura ospedaliera principale. Per quanto riguarda il G8, avete tutte le strumentazioni d'avanguardia per affrontare emergenze in generale? Abbiamo, esattamente, abbiamo una struttura con tutta l'impiantistica di terapia intensiva accreditata, quindi quello che ci serve. Quello che stiamo facendo è organizzare il personale, perché c'è bisogno di procedure che permettano, al momento in cui dovesse essere necessario, di attivare personale che normalmente non vi lavora, perché è chiaro che se la struttura è ferma non possiamo avere persone a non fare nulla, le persone stanno lavorando altrove. Nel momento in cui dovesse riattivarsi quella struttura, deve esserci personale che nell'immediato viene reclutata per andarci a lavorare. Quindi stiamo lavorando su questo, quindi sulla procedura, stiamo lavorando sulla formazione, perché abbiamo capito che è importante formare il personale sanitario per affrontare anche queste emergenze, perché il personale sanitario è comunque fatto di persone che hanno anche le loro problematiche psicologiche, quindi affrontare certe problematiche non è per tutti, non è da tutti. E quindi anche nell'ambito della grande popolazione del personale sanitario c'è da selezionare quelli che sono più adeguati per affrontare certi problemi. Quindi anche su questo stiamo lavorando, attrezzature idem, ne abbiamo a sufficienza sicuramente per affrontare quello che abbiamo già affrontato, ma già anche in questi giorni stanno arrivando nuovi ventilatori, perché vogliamo e nuovi monitor, quindi nuove pompe infusionali, quindi nuove tecnologie che vadano ad implementare il sistema. Tra l'altro lo stiamo facendo anche per un altro motivo, perché di fatto all'Atere, come dicevo prima, col DL34 si chiede alle nostre strutture di raddoppiare i posti letto di terapia intensiva strutturali, non quelli per il Covid, quelli che normalmente abbiamo. Quindi noi ne avremo 8 in più all'Aquila, 8 in più ad Avezzano, e di quelli che vanno a ampliare la rianimazione polivalente. E quindi tutte queste attrezzature che stiamo acquistando lo stiamo facendo sapendo che non andranno sprecate, nel senso che le utilizzeremo poi nel momento in cui andremo ad aprire queste strutture polivalenti. Professore, ecco, tante attività naturalmente per affrontare il prossimo autunno, inverno, sì, che ci aspetta e che insomma attendiamo anche con un po' di ansia. Sì.
Cos'altro si sta facendo anche magari sul territorio, per una sanità sul territorio, per continuare a fare prevenzione, continuare ad educare le persone a non sottovalutare questa emergenza? Allora, dal punto di vista della ASL, in realtà si sta lavorando per creare due aree di interesse, due gruppi di lavoro, uno che lavora appunto sull'ospedale o sul territorio, perché l'ospedale ha delle sue priorità e prerogative. Il territorio ha la funzione, intanto, importante dello screening, della valutazione dei pazienti, quelli a rischio, con i tamponi e così via dicendo. E quindi c'è il Dipartimento di Prevenzione che si sta occupando di questi aspetti, con i medici di famiglia, per esempio. Ecco, si è fatto, si sta facendo, e quindi da parte questo aspetto è organizzato, c'è pure maggiore velocità per la valutazione di questi tamponi, cioè si è attrezzato il laboratorio per darci delle risposte in un'ora, in meno di un'ora, quando prima si impiegavano 2 o 3 giorni. Quindi, diciamo, questi aspetti ormai sono assodati, diciamo così. Secondo me quello che manca, però, non è una cosa dell'ASL, per carità l'ASL può fare, ma possono fare molto i media, è proprio la comunicazione alle persone, alla popolazione, perché purtroppo è quello che vediamo, proprio si è dimenticato tutto, e con troppa facilità si fanno gli assembramenti, ci si dimentica delle mascherine, ci si dimentica di quelli che sono, diciamo così, buoni comportamenti, il lavaggio delle mani. E abbiamo visto già negli ultimi giorni che c'è la possibilità di avere dei contagiati perché sono cambiate le regole, e quindi noi oggi abbiamo pazienti che vengono dall'estero, per esempio, e purtroppo senza filtri, quindi si presentano, non sono contagiati di pazienti nostri, diciamo autoctoni, sono persone che si muovono. Avendo riaperto le frontiere dobbiamo aspettarci anche questo. E quindi i giovani, che sono quelli che sono più sani e quindi che sono quelli meno esposti alla patologia grave, purtroppo però possono essere veicolo, quindi loro poi tornano a casa dove sono le persone anziane e sono quelle fragili, quelle esposte. Ecco, la consapevolezza che si può essere dei veicoli per parenti più anziani, per familiari, quindi almeno cercare di continuare a parlarne, ecco, questo è importante, continuiamo a parlarne, perché non è finita questa faccenda, e questo è importante dirlo. Professore, per concludere, il territorio di questa città, insomma il territorio aquilano, è pronto, è preparato, si sta attrezzando in maniera adeguata, ma non dimentichiamo che gran parte la dobbiamo fare noi cittadini. Sì, il territorio è pronto, la città si presta molto bene. Si presta Siamo molto... già preparati, sì, diciamo. Ma non solo, anche strutturalmente si presta. Anche, lo devo dire, purtroppo per i nostri trascorsi, anche del terremoto, non abbiamo un centro strutturato per cui è facilitato, diciamo, il contagio. Cioè, una distanza interpersonale è tutto sommato è fisiologica in questo momento. La stessa città si presta molto bene, anche le strutture dell'università che sono, diciamo così, distribuite sulla città. Quindi dal punto di vista della sicurezza, anche per gli studenti, e anche per quello che si è fatto nell'ambito delle procedure dell'università stessa dell'Ateneo, io consiglierei vivamente a uno studente di venire a studiare all'Aquila. C'è anche un ottimo rapporto qualità-prezzo, che non è da, diciamo, da tenere in secondo piano. Spazio a disposizione per spazio per tutti, spazio certo. Per tutti, grandi spazi anche all'esterno della città, nella natura. Quindi diciamo che è una città che si presta molto bene a mantenere questo primato, tra virgolette, di scarsa presenza di Covid. È una città sicura, direi. Sicura nelle strutture sanitarie, perché ripeto, si è fatto e si farà molto, c'è un grandissimo impegno da questo punto di vista, e quindi mi sentirei di consigliare a tutti un passaggio per l'Aquila, per alcuni diciamo così un passaggio turistico, per altri, per uno studente, anche un passaggio di alcuni anni in strutture sicuramente all'avanguardia, sicuramente di alto profilo e certamente sicure dal punto di vista della sanità. Grazie professore, buon lavoro. Grazie.